cosa è stata la giornata di ieri? Ed è possibile che un signore che ha vinto tutto ha dei preimpari da una giornata come quella di ieri, da ragazzi che stanno vivendo un periodo così complicato, ma di battaglia vera, di lotta vera? Guarda, ieri quando sono arrivato lì ho visto questi ragazzi, è stata un'emozione. Perché quante volte ci si arrabbia per aver perso una partita, per delle litigate che facciamo, però questi hanno vinto una partita importantissima, la partita della vita. E quindi l'emozione, la voglia di stringere, di stare con loro, di potergli dare un minuto di gioia, sperando che la sconfitta non si riaffacci. E quindi è stato veramente importante, ma soprattutto anche tutta la gente che era lì voleva aiutarli, voleva stargli vicino ed è una cosa bellissima sentirsi partecipi e poter aiutare per poche ore che siamo stati assieme questi ragazzi. Senti, prima abbiamo parlato di Donna Laura, ma non c'era, quindi eri assolutamente sincero, per quello che, del quale si parlava prima con Walter Sabatini, che credo sia stato un faro della tua vita. Ti chiedo, che cosa è stato il pallone della tua vita? Scusa questa domanda da bilancio, so che magari hai ancora voglia di allenare, No, no? no, 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 no. basta. Il pallone della mia vita. Il pallone della tua vita, cosa, cioè, che puoi immaginare? In un paese piccolo, di 1.000 abitanti, l'unica cosa che si faceva, non avevamo la parrocchia, avevo un prete che amava il football e fortunatamente la scuola era attaccata al campo da calcio. E abbiamo cominciato a giocare lì sempre, l'unico sport che facevamo. E poi è stato football e studio. Quindi ho continuato in questa maniera fino a quando sono andato alla SPAL e poi ho avuto la fortuna di fare una buona carriera. È sempre stata una parte fondamentale. Ho fatto dei sacrifici perché mi sono rotto il ginocchio 2 volte, 18 anni e 21, quindi dicevano carriera finita. Io facevo le vacanze a Grado, a fare sabbiature, non andavo a Costa Smeralda, non andavo a divertirmi. E quindi cercavo di curarmi perché volevo continuare a giocare. E poi è sempre continuato nel calcio, ho avuto la fortuna di sposarmi molto giovane con mia moglie, siamo ancora insieme, quasi 50 anni. E quindi è stata una delle mie forze, nei momenti di gioia, nei momenti di tristezza, nei momenti di difficoltà, perché tutti quanti passiamo momenti di difficoltà. E poi ho avuto la fortuna di essere al posto giusto al momento giusto, qualcuno l'ha già detto, al Milan, al momento di Berlusconi, il dopo Sacchi, grandi collaboratori come Arrigo Bari, da Gagliani, e poi anche la voglia di mettersi in gioco. Mettersi in gioco, sono andato all'estero, Real Madrid, Inghilterra, Russia, Cina, l'ultima follia è stata la Cina. Proprio perché mi dicevano sempre, hai sempre allenato squadre vincenti, squadre importanti, grandi calciatori. No, questa volta cerchiamo di salvare questa squadra che stava retrocedendo. Ci siamo riusciti. Però l'anno dopo ero troppo lontano, quindi Casa chiamava. casa chiamava. Casa chiamava. Senti, hai citato, l'hai già citato, il prossimo premiato è lui. Allora, il prossimo premiato non è lui, ma c'è prima la targa. La targa. Ci tenete la targa? Sì, la targa. A Fabio Gabrillo perché la leggo per arrivare così la motivazione. Ospite d'onore di Football Leader 2018, allenatore che incarna tutti i valori più alti del calcio. Grazie a Fabio Gabrillo. Soprattutto posso dire, io incarna la leadership, nel senso che Fabio Capello è stato uno dei primi, se non il primo, nel Milan di Berlusconi parecchi anni fa, a capire che per diventare un grande allenatore bisognava diventare anche un grande manager. Poi ha studiato realmente discipline anche aziendali.